sul Far Cry 6! Che intro tamarra che ho fatto! Sì, sono conciato di merda! È il mio secondo giorno di riposo, sto chiuso in casa, ragazzi! Che cazzo me ne frega di farmi bello per i video? Tanto lo sono già! Intanto, calibro sonico è un'arma che ho sbloccato tramite Ubisoft Connect e andrò a vedere di usarla al posto di sta cagata sicuro. Quest'arma unica non può essere migliorata al banco di lavoro, ma vaffanculo! Allora, non mi ricordo veramente un cazzo di dove eravamo rimasti, però mi ricordo vagamente che avevamo detto di fare queste due missioni qui. Quindi, spostamento rapido. Vabbè, raga, una vale l'altra, quindi partiamo da questa. Le storie di Arane, ragazzi, sono importantissime. 2144 metri, allora ci vado con lo spostamento rapido, sti cazzi. Lo faccio qui così abbatto la contraerea. Ok, che lo spazio era interdetto, ma tanto, guarda, mi serve per veramente poco. Ok. Non mi ero programmato così poco. È esattamente quella là, ragazzi. È momento di distruggere. Ok, da questa distanza supremo deve per forza funzionare, ragazzi. Perfetto. Oh, ma quanto è bella quest'arma qui, signori. Testiamola. Non mi convince più di tanto. Ha danni troppo bassi. Però è vero che incendia tutto, quindi dà dei danni postumi. Vabbè, il mio lavoro qui è finito. Proseguiamo. Dobbiamo arrivare qui. Ma dai, un po' di stradina con la macchina. Easy, easy. Allora, penso sia qua dentro. Più o meno. No, è esattamente qua dentro, perfetto. Chi devo andare a picchiare? Allora, ok, è abbastanza ovvio che tu devi per forza quando entri andare a sinistra, poi andare a destra e andare giù. Che conio. Oh, cazzo. Ehi, Alves. Qua ci sa usare una chiave? Che forse non ho. Ah, invece sì, ce l'ho. Ho della carne, provo a dargliela da morti, non mi servono a un cazzo. Io ho la paura che ci sia un'inculata veramente proprio repentina dietro un angolo. E questa è una paura che ho sempre in tutti i giochi di questo tipo. Però mo più che mai. Oh, bella sta grottina. L'elicottero. Addio. Cazzo è la roba? È il pollo loco. Oh, oh, oh! Pollo di merda. Morto il pollo. Ci sono altri polli bastardi, oh. Vi brucio tutti. Brutti pennuti di merda. Devo fuggire dal bunker. Ho capito, devo fuggire dal bunker. Mi tocca tornare indietro per forza. Ah, non bastava indietro, anche davanti. Fantastico. E tra l'altro c'è anche un elicottero che sta facendo la ronda là sopra. Oh, io do fuoco anche a quelli non cattivi, eh. Porta un cazzo. Fuori tutti. Raga, ma che avventura creepy è stata sta qui? Ti salgono... No, vabbè, raga. Tipo li bastardi. È il pollo infuocato! Morirete prima o poi, eh? Posso scappare? Obiettivo completato. Istituisci gli spironi ad Elvis. Posso tornare, vero? Al campo base. Grazie. Eviti tutto il viaggio. Cioè, gli spironi sono per il cavallo. E noi abbiamo combattuto contro i polli. Storia Yarana, impulso del momento, andata. Adesso c'è la seconda, come detto, che è questa qui. I galli dopati di Ramon sono scappati e ora stanno facendo un casino. Io sapevo che Far Cry era una lotta contro i cattivi, non contro i galli, però ok. Al massimo Asterix e Obelix combattevano contro i galli, ma non Far Cry. La missione è qui e c'è una contraria esattamente qui. Quindi, ripeto, due piccioni. Con la fava. Dov'è? Oh, lo strumentopolo misterioso, eccolo qua. Spazio aereo interdetto, ma tanto per 400 metri mi succhiano le palle. Vai, abbattetemi, teste di cazzo. E io vivo sonoramente in culo. Ok, beh, la contea è proprio sotto il nostro naso. Ci basta solo atterrare e farla fuori. Addio, baby. Non l'ha distrutta. Sto bastardo non l'ha distrutta. Raga, non ci voglio veramente credere. Provo con la macchina. Che c'è la torretta. Bene, proprio assatanati. 5 years later.
Che poi è ganzo perché è tipo con Supremo, con le bombe anche a mano. Si rompeva, mo è impossibile. Che ragazzi, no, niente, devo aspettare che si ricarichi Supremo perché così potrei starci fino a domani. Raga, non ho neanche scalfita. 5 years later. Supremo è pronto. Addio, pezza di merda. Fanculo. Guardate cosa mi ci è voluto. Oh. Vabbè, testa a quello che dovevamo fare, dai. Ovvero tipo andare qua vicino. Ok, ci siamo. Sopra di qui. Oh, che cazzo? No, mi sto preoccupando. Che devo trovare? L'uovo del gallo. Anche qua galli basta. No, vabbè, ancora. Ma qua tipo un aiutino. No, eh. Oh, trovato. Ah, ancora sto gallo infuocato. Oh, distruggi adesso delle uova. Dove cazzo trovo, ragazzi, altre 44 uova da distruggere? Ok, sono qua dentro. Alcune. Ok, signore, c'è qualcos'altro qua sotto. Anche dei materiali. Vabbè, devo cambiare arma, ho capito. Questa qua funziona solo con i nemici, se no è una perdita di tempo. Spegnilo! Mancano ancora 30 uova. Però io mi immagino siano vicino alle case. Esattamente. Non mi ero accorto che non avevo cambiato arma. 20 uova ancora. Perché altro più avanti, più ovviamente sono difficili da trovare. Dai, ancora 10. Raga, c'è fuoco da tutte le parti, eh. No. Supremo pronto. Eccole qua. Magari non sono tutte. Mancano 4. Se usassi Supremo... No. Oh, c'è anche un cane. Mi aiuti a trovare le uova, Tato? Eccole, raga, erano dietro. A quelle che ho trovato prima, vai, ciao. A posto. Gali malefici, adesso spero veramente si levino dai coglioni. Porta l'uovo a Elvis, spostamento rapido. Vieni, vieni, tenti le tue uova del cazzo. Che non ne voglio più sapere di quei pollacci. Ok, all'occhio di buio è andata. Adesso, missione assolutamente principale. Procurami munizioni, un bel po' di munizioni. 1190 metri. Sì, sti cazzi. Spostamento rapido. Vamos. Allora, ruba il camion di munizioni per figli. Detta così sembrerebbe una cagata. Però poi c'è da vedere qual è il contorno del piatto. Che potrebbe anche essere molto particolare. Ok, basta tuffarci, giusto? Wait, 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 wait. Aspetta, aspetta, no, 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 sto andando a fare del casino. Esattamente così. Bouncing baby filly. Buono, ma già visto. Fanculo. L'ho visto tardi che... Era una ravetata, vabbè, non si è dovuto aspettare, eh. Brucia, bastardo, brucia, 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 brucia. Che cazzo mi tiri la bomba? Venite, che vi trucido tutti, venite. Anche il cane. Oh, ma che è? Pulizia, pulizia, pulizia qua, ragazzi. Queste merde va ripulite. Ok, c'è un nemico solo. Potrei darmi una gambe levate. Però alla faccia del nemico. Preferisco ripulire la zona, sinceramente. Vieni qua. Ok, vecchi metodi. Tipo questo. No, un cavallo nemico. Ciao cavallo nemico, come stai? Muori. Vai. Contento di essere venuto qua a non fare un cazzo? Ok, non c'è altro da fare, allora me la do a gambe levate.
E via. Raga, è ingovernabile sto coso. Ok, non dobbiamo veramente fargli perdere salute, sennò sono cazzi. E non va fatto tipo affondare. Scontato, ma importante. Posso passare di qui? Oh, che culo! Signori! No! Sì, invece sì, invece sì, invece sì. Raga, sto avendo un culo veramente... Mickey Minaj mi fa una sega. Ma poi così in prima persona si vede veramente un cazzo, eh. Cioè, un conto è GTA che se premi L3 guardi dietro, ma qua... veramente complicato. Dai, dai, torniamo sulla strada principale, per favore. E magari evitiamo anche l'inseguimento, grazie. Dai, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Via. Dai. Si cola, si cola. Minchia che armetta che c'era dentro, eh. E la droga. Quella è molto importante, signori. Come dice Vasco, perché la droga fa male, e poi non soffrisce. Buono, ci siamo presi ciò che ci serviva. Operazione completata, esatto, fino ai denti. Siamo quasi di livello 6. Ok, signore, adesso direi che la cosa più vicina è il tramonto, che è il nome dell'operazione, e quindi non tarderei ad andare esattamente qui. Castiglio, ragazzi, da quel che sto leggendo, sta combinando dei seri danni. We're just going to leave them behind. Merda, I know what that's like. Beh, insomma, c'è da arrivare qualcuno. E dobbiamo andare forse tutti e cinque a uccidere qualcuno. Forse cos'è Castiglio? Niente cellulari. Benissimo. Le idee di Carlos sono molto chiare, eh. 1770 metri. Io mi dispiace, ma vivo sonoramente nel culo. E ci arrivo da qua. Ok, solito strumentopolo. E atterriamo vicino dove c'è da atterrare. Anche perché, ragazzi, lo spazio aereo non è più interdetto, perché abbiamo fatto fuori qualsiasi contraerea ci fosse, quindi possiamo stare assai tranquilli. Allora, dobbiamo andare alla chiesa di Verdera. Magari riusciamo anche ad atterrare senza dover usare paracadute. Esattamente così, signore. A posto. La chiesa è zona vietata. First time. Ma noi non abbiamo paura. Ma questa qua che sta facendo esattamente con sti alberi? Scusa, eh. Ma chi ti ha dato il permesso di disboscare tutto quanto? Qua, come metto piede dentro i limiti, l'ho nel culo, quindi meglio fare le cose ragionate. Trova il fucile di precisione nel campanile. Ecco, fosse atterrato sul campanile sarebbe stata tutta un'altra cosa. Ok, partiamo da qua, che c'è un cecchino e sta esattamente sopra. Ok, cerchiamo di salire di soppiatto, se fosse possibile. Buono. E fuori dai coglioni. Ciao. Oh, c'è la zipline, grazie. Raga, prima volta che faccio questa missione l'ho capita fin da subito, sono un genio. Allora, il campanile è questo, quindi dovremmo avere meno cazzo in culo. Oh. Dovremmo. E ne abbiamo di meno. E questi sono i nostri compagni. I nostri compagni imprigionati, chiamiamoli così. Condannati, come ha detto Carlos, all'impiccagione. Ecco cos'è Castiglio. Oh, va ammazzato, cos'è Castiglio. Ah, hanno preso Alejandro, che è il fratello di Espada, quello che si opponeva a Carlos. Ma non sanno che sul campanile ci siamo noi, eh. Non funziona. Coglione. Hai andato. Brava, brava Espada. Insomma, diciamo che non è riuscita a evitare la morte di nessuno. Ma Carlos è proprio un veterano. E salva anche Alejandro. E noi? Mi ha fatto un cazzo. Oddio, stiamo per tirare una cannonata alla torre. Merda.
che facci fuggire dalla torre. Cazzo, c'è la granata. Perché l'hai lasciato? Qua fuori anche l'ultimo rimasto. E noi siamo venuti qua per prendere Castillo, ma non funziona. Però almeno Alejandro è salvo. E adesso, ragazzi, oltre a non aver preso cos'è, abbiamo anche diversi problemi da sistemare. Fanculo. Andiamo. Vai, muori. Fanculo. Dai, vieni, Alejandro. Guardate come mi tocca perdere tempo. Ehi, lento, me la merda. Dai. Beh, bravo, bravo, da solo proprio. Vai, muori. Anche tu. Che due coglioni. E qua che c'è, lui. Bravo. Raga, sto facendo praticamente tutto io. Non ve lo vorrei far notare, ma sono costretto a farlo. Vai. Minchia, cioè, sono più veloce io con sta roba in braccio. Oh, ci voleva così tanto. Cioè, lei stava andando da tutt'altra parte prima, eh. Stava andando per il centro della piazza. Si è messa lì alla fontana. Non so che cazzo stesse facendo sta qua. Dai, via, fuori da coglioni. Qua abbiamo supremo carico, ma devo usarlo con parsimonia. Non posso usarlo così a cazzo. Oh, moriranno. Oh, non muoiono, non muoiono, non muoiono. Ma non c'è la torretta su questo camion di merda. Ok, una l'ho fatta fuori. Oh, al volo, signori. Questa kill è poesia. Ho gli amici in quad. Vai, ciao. Anche tu. Oh, come l'ho preso anche qui. E ripeto, poesia. Oh, supremo, adesso per forza. Grande con l'elicottero. Mi devo curare. Ora che non c'è più l'elicottero si calmeranno, spero. Manca poco, eh. Perché non guidano gli altri anche le altre volte? Perché non succede? Oh, fuori dai coglioni. E tu ribaltati, stronza. Esplodi pure. Oh, ci dovremmo essere. Abbiamo anche rinforzi dalla nostra parte. Oh, eccoci arrivati. Scaricata Alejandro, moribondo. Il suo cuore si è fermato. L'hanno mezzo impiccato. Oh, c'è Renegade. Ciao, Renegade. No, mi direi che gli fanno ripartire il cuore con la batteria della macchina. Che succede? Ma se almeno ci hai pensato. Ma non stai morto. Ma che cazzo? Fucking Monteros. We're all dead, Camilla. Castillo's already won. No, Castillo non ha vinto. Tu muori adesso. Dai, dai, Alejandro. Dai. Cuore con la batteria della macchina. Poligono di tiro privato. Aguas Lindas. Balance your stance. Il bambino che continua a esercitarsi. Ma io ho sempre visto questo bambino come un personaggio non cattivo. Magari ciò non si rivela adesso, ma più avanti. Non è uno spoiler, eh? È qualcosa a cui penso. Poi magari ho ragione, come posso aver torto. Però, boh, non ha ammazzato il nostro amico. Adesso non ammazza il piccione. O è scarso o è buono.
Ma quanti soldati vorranno ricostruire il paradiso ora? Perché abbiamo perso un Montero? Scappa, perché? Non sto capendo, davvero. Ma ok, tanto saliamo di grado. Grado 6, presenza militare intensificata. Minchia, Venteco grado 5? Cosa del mal grado 4? Speranza grado 9? Cazzo, meno male c'è Zamok che è ancora livello 1. Da solo poverino, vabbè, è casa nostra, quindi sti cazzi. Ok, missione di recupero destri di Ciorrito questa qua. Quindi magari per rilassarci un secondo prima di fare proprio l'ultima ci potrebbe stare. Vieni Ciorrito, vieni, vieni, parlami, dimmi. Andiamo, dai. Andiamo, cane con le ruote. Oh, collante supremo. Meglio di nulla. Minchia, quanti regali ci fa? Ma manco il mio gatto con le bestie. Allora, tra uti e lepre. Non è che si mette a scavare qua. Ah no, eccolo qua. Chiave misteriosa. Addirittura. Dentro il laboratorio. Che mi mostri. Polvere da sparo. Storia Yerana completata. Non ho fatto un cazzo oltre che raccogliere roba. Ok. Però ci siamo guadagnati Ciorrito come amico. Bene, adesso ultima operazione principale. Dato che comunque le storie Yerane nei nostri dintorni ce le siamo un po' tolte di ulo. Andiamo a questa qua. Seppellire l'ascia di guerra. Che tra l'altro è una missione che c'è anche in GTA 5, che porta lo stesso nome. Seppellire l'ascia di guerra penso sia la missione dove Michael e Trevor vanno, anzi tornano a Ludendorff. Comunque sì, adesso abbiamo quella di Far Cry, perché GTA 5 già ci sta sul canale, e andiamo a fare l'ultima missione di questo episodietto. Ancora 1700 metri, raga, ma quanto è lontana tutta la roba dove dobbiamo andare. Oh! Posso fare lo spostamento rapido proprio a Verdadera, perfetto. O come si chiama? Anzi, in realtà sarebbe Lothania. Torniamo sul luogo del delitto. Parla con padre Pietro e sta probabilmente sistemando il casino che così ha fatto. Ok, io sto venendo qua in maniera pacifica, quindi... No, maniera pacifica un cazzo, sto qua è mio. Sto qua è uno che sarà là con me. Quindi non mi rompere i coglioni. Vieni, padre Pietro. Lo so che te abbiamo combinato un casino. Lo sento mucho. Hola. Sì. No, sono l'idraulico della chiesa. Rifornisco le bocce di acqua santa. Soldados. Del via their favorite bar nearby. Ah, i soldati hanno un bar preferito. Ci ha dato molte indicazioni però. Grazie, grazie. Abbiamo anche i religiosi dalla nostra parte, cioè addirittura loro. Ok, dobbiamo trovare il macete di Carlos. Però prima c'è qua qualcosa di interessante. Ah, ci devo distruggere questo. Tostador. Vai. Fuori. Ok, potevo fare le cose un pochino più con calma. Se mi fossi accorto prima che mi dovevo arrampicare fin qua. Devo trovare altre mappe per aprire questo forziere. Mi piace poco. Vabbè, comunque sia. 1100 metri. Spostamento rapido per forza. Alejandro, ragazzi, mi sa un po' di una faccia di merda, eh. Non ve lo vorrei dire, ma devo anche atterrare qui. Anyway, sì, ha ragione. Ci sono un po' troppe facce nuove al campo ultimamente. Tra cui tipo quello che abbiamo ammazzato. Anzi, che è spada ammazzato. Questo dovrebbe essere il bar dove c'è il macete di Carlos. Apriti, va. Ovviamente è zona vietata. Noi ci giriamo un pochino alla larga. Ci facciamo i cazzi nostri. E andiamo a colpire. Che devo partire colpendolo al dietro per forza. Ecco, già fallito. Vai, muori. Ehi, pensavi di fottermi? Ciccio, ti sbagli. Io vengo a ammazzarvi tutti, capito? Tanto armetta. Oh, oh, oh. Vieni qua e muori. Anche tu. Ti impegni a sparare contro il mio cagnolino? E io vengo lì e ti fotto la vita, però. C'è un pallino rosso qua, chi è lo stronzo di turno? Tu? Minchia, che paura che mi fai. Medicine, parti. E macete.
jet that belongs with the Montero. Volevi tu? Ciao. Non posso usare lo spostamento rapido per raggiungere una zona della missione attiva. Qua però posso farlo. Quindi a posto. Quello che mi ha appena detto il gioco, ragazzi, non ha completamente senso, però va bene, però va bene. Dato qua non c'è spazio aereo interdetto, quindi prendo il mio elicottero e me ne vado a fanculo. Oh, fighissimo. Io mi butto qui. Mi dispiace per l'elicottero che se ne andrà solamente a fanculo. Terra. A posto, proprio perfetto, signori. Vedi a incularmi col viaggio rapido, to. Ma Carlos è morto. Raga, me ne sono accorto soltanto ora, cioè scusatemi. No. Io mi ricordo, ragazzi, che Carlos era scappato a cavallo, però poi non si sa proprio niente di lui. Cioè, magari poi hanno detto nei dialoghi e non me ne sono accorto. E qua Alejandro, sì, hai tradito e ti becchi ciò che è giusto. Raga, dopo avergli salvato la vita, Alejandro deve sparire. Yeah, not yours. Ah, che due di picche. I have intel on General Jose. Let me give you his lieutenants. Ah! Gente di cui ci si può fidare? Fagli buttare giù le armi, fatelo dire, no? Vabbè. Addio, Carlos. Mi sei stato simpatico, devo dirlo. Mi sei stato veramente simpatico. E non è ironico. Cieli aperti. Parla con Alejandro. Aprirà il prossimo episodio, ragazzi. Noi ci vediamo prossimamente, perché stanno uscendo anche le altre cose. Vado a cena. Grazie della visione. Lasciate like. Iscrivetevi. E a presto. Bacione, ragazzi.